ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, il mese è finito, l'anno è finito e quindi significa wrap up del mese di dicembre. Vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va e se a fine video volete acquistare i libri che vi faccio vedere, qui sotto trovate il link di affiliazione per Amazon e un altro link di affiliazione dove metto tutti i libri che mi sono piaciuti, quindi se non sapete cosa leggere e volete andare a spulciare un pochino e farvi qualche idea potete andare lì. Dunque, perché dicembre è stato così magro? Perché io mi sono sentita male, avevo tutti i sintomi dell'influenza, che poi influenza non era, ma in realtà era Covid. E naturalmente, stando sempre con le gemelle, ho attaccato qualcosa anche a loro, quindi dopo 2 giorni che mi sono sentita male io, si sono sentite male loro e si è sentito anche male mio marito, quindi un purpurri proprio sotto le feste e quindi io non ho letto per tipo 2 settimane e quindi sono super contenta di aver letto almeno 3 libri questo mese. Il primo libro che ho finito è Deviant. Allora, io non so se farmi un video dove ve ne parlo o se farvi poi un video quando finirò la saga, non lo so, perché visto che comunque quando poi si parla dei secondi o dei terzi di una saga, non è che vi posso raccontare tante cose alla fin fine. Io non so se farvi poi un video riepilogo di tutta la saga, anche se il terzo ancora non è uscito. Vi dico solo che sto leggendo il secondo, sto sclerando come non mai e tutti ne parlavano strabene e anche io mi sono completamente innamorata di questa storia. Cioè, è un dark romance, soft dark romance, almeno il primo, il secondo è un pochino più dark. E la storia è molto molto intrigante. Lei spogliarellista, lui avvocato, che si trova in un'aula di tribunale e in 2 parti opposte naturalmente, quindi si devono scontrare. E poi c'è anche un mistero, cioè un mistero, più di un mistero sul passato di lei, sul passato di lui. Quindi io sto cercando di leggere appena posso, appena le bimbe dormono la notte o durante il giorno, quando siamo fuori, nel mentre cammino leggo con le book. E quindi ora ci penso un attimino, vediamo. Il secondo libro che ho letto è Sounds of Silence, è un romance, io l'ho divorato in 2 o 3 giorni, mi è piaciuto tantissimo. Non l'ho visto da nessuna parte, in realtà ho trovato un video su TikTok tempo fa dove c'era una frase che riportava appunto a questo libro e sono andata a leggermi la trama. Mi ha molto incuriosita perché la protagonista di questo romanzo è una ragazza sorda, sorda sin dalla nascita, e quindi io non è che avevo letto molti romanzi di, insomma, con una protagonista del genere, è un bully romance e mi è piaciuto tantissimo, ve ne parlerò presto. Infine ho letto l'ultimo libro uscito in Italia della Hazelwood, Love Theoretically. E io della Hazelwood ho già letto The Love Hypothesis e Love on the Brain e quindi andavo un pochino sul sicuro, diciamo, con lei, e infatti anche questo mi è piaciuto tantissimo e non saprei decidere, insomma, tra i 3 protagonisti dei vari libri quello che mi è piaciuto di più. E questo, diciamo, penso che sia leggermente scritto più professionale, fra virgolette, con più termini in campo scientifico, però assolutamente non mi ha dato noia la cosa, anche perché la Hazelwood spiega tutto in maniera eccezionale e quindi adorato anche questo. E quindi niente ragazzi, mese un po' magro, anche se sono comunque contenta di riuscire a leggere comunque con 2 bambini di 4 mesi e mezzo. Pensavo che fosse molto più difficile, invece riesco comunque a ritagliarmi degli spazi dove magari un'oretta e mezza al giorno riesco a leggere quando loro fanno i pisolini per ora. Quindi sono super contenta. Fatemi sapere voi quanti libri avete letto, come avete chiuso questo anno, cosa avete letto soprattutto. Qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!